La legge di stabilità si avvia alle battute finali della Camera, voto conclusivo tra stasera e domani, ma oggi è stata una giornata di caos in aula con la protesta del Movimento 5 Stelle. Alcuni deputati si sono seduti sui banchi del governo, alla fine in 10 sono stati espulsi, interrotti i lavori che poi sono ripresi. Realtà. Altri 3 parlamentari lasciano il Movimento 5 Stelle, 2 senatori e un deputato, portano il totale dei fuoriusciti, compresi gli espulsi sopra la trentina, ma tra Camera e Senato i parlamentari che hanno lasciato i partiti con i quali erano stati eletti un anno e mezzo fa soltanto sono oltre 160. La maggior parte proviene ovviamente da Forza Italia con la scissione di Alfano. Buonasera a moltissimi, come avete visto dai titoli, i fatti della giornata. Partiamo dal caos della Camera, caos vero, come stiamo per vedere. Ma che cosa fate? Ma che cosa? Ma piantatela per favore, ma vergognatevi! Sospendo la seduta. A Montecitorio alcuni deputati 5 Stelle, in testa il capogruppo Alessio Villarosa, lasciano i loro banchi, si siedono su quelli del governo. È la protesta contro la legge di stabilità che dopo il tormentato via libera incassato al Senato procede a tappe forzate alla Camera verso l'approvazione definitiva. Il presidente di turno dell'Assemblea, Roberto Giachetti, sospende brevemente la seduta, poi prende provvedimenti. Ritengo tale comportamento, a prescindere da qualunque richiamo, molto grave e in funzione di questo espello gli onorevoli Tipriedi, Balberti, Baroni, Frusone, Rizzo, Villarosa e Basilio. 7 espulsioni che non fanno demordere i 5 Stelle. Non ci stiamo, dicono. Abbiamo protestato in modo chirurgico su temi specifici come l'IRAP per i piccolissimi imprenditori, i favori ai signori del gioco d'azzardo, la mortificazione della nuova filiera del pellet, ma si è votato alla cieca, in fretta e furia, nottetempo e su testi sbagliati, con i dubbi sulle coperture finanziarie. Abbiamo visto cose inaccettabili, mai viste. Il governo calpesta la dignità del Parlamento per aumentare le tasse, predilige mance e marchette a favore delle lobby. Noi lavoriamo comunque, non lavoriamo all'interno dell'aula. Visto le votazioni, avete visto anche come finiscono, lavoreremo fuori, non vi preoccupate, lavoro a mezzanotte, lavoro alle 4 di notte, non è quello il problema. Però bisogna far capire a questa gente qui che non siamo stati mandati da 9 milioni di cittadini per fare gli schiacci a bottoni o per approvare o bocciare delle norme inutili che stanno facendo loro. Ma voto su voto la legge di stabilità si avvicina al traguardo, gli emendamenti sono bocciati, l'approvazione definitiva potrebbe arrivare domani senza il ricorso alla fiducia. I 5 Stelle tentano in ogni modo di rallentare il cammino della manovra. Protestano ancora nel pomeriggio, esibendo cartelli con le scritte vergogna e ladri di pellet, cercano di occupare di nuovo i banchi del governo. Che sta succedendo? Della Valle, Carinelli, Nesci, Vacca. Allora, per favore lasciate quest'aula, togliete i cartelli. Dinca, deputato Dinca, non c'è nulla di eroico in questo. E mentre tutto questo succedeva, Giorgia, però, perché avete visto quello che è successo alla Camera, ma per il Movimento 5 Stelle è stata anche la giornata di nuovi addii. 3 in un solo colpo. Ha lasciato oggi il senatore Giuseppe Vacciano, ha lasciato la senatrice Ivana Simeoni e anche il deputato Cristian Iannuzzi, che peraltro è il figlio della Simeoni. 3 in un solo colpo che portano il numero totale degli ex 5 Stelle a quota 26, 17 senatori e 9 deputati, tra chi è stato cacciato e chi ha fatto volontariamente le valigie. Tutti i testimoni di un travaglio politico di quel movimento arrivato in Parlamento sull'onda dello scontento e della rabbia. Un travaglio politico che probabilmente non si ferma qui, visto che alle lettere di dimissioni già presentate se ne potrebbero aggiungere presto numerose altre, alle quali sembra che manchi solo la firma. Ma non è solo in casa 5 Stelle che questa legislatura ha segnato rivolgimenti e capitomboli repentini. Basti ricordare la divisione in Forza Italia con la nascita del nuovo centrodestra e lo strappo di Angelino Alfano. Un parlamentare su 4 nel giro di una stagione ha cambiato casacca, un po' come avviene, ma forse meno, nei campi di
di calcio. È un bene, è un male? Staremo a vedere, anche perché il bello deve ancora venire, nel senso che il cambio più atteso, l'addio più ipotizzato, temuto e forse anche sperato, ancora non è arrivato. Ed è quello che riguarda il maggior partito di governo, il Partito Democratico. Scatterà anche nel PD l'effetto 5 Stelle. Quello che è certo è che anche lì, tra gli ex comunisti, molte lettere di dimissioni potrebbero già essere alla firma. Prima fra tutte quella del dissidente per eccellenza, Pippo Civati. La nomina del nuovo capo dello Stato probabilmente contribuirà anche in questo campo a portare chiarezza politica. Fin dal primo giorno si è capito. Allora andiamo ai nostri sondaggi, quelli sulla politica. Vediamo cosa succederebbe se si votasse oggi. Il Partito Democratico si riprende lo 0,3 a 36,4, SEL 3%, meno 0,5, altri 1,4, meno 0,4, Forza Italia riguadagna lo 0,6, 14,7, la Lega Nord perde lo 0,3, 14,1, NCD e UDC 3,6, meno 0,1, Fratelli d'Italia 3,4, più 0,2, Movimento 5 Stelle 20,2, più 0,2, altri stabili al 3,2%. Ma poi, come vediamo, c'è un altro partito che continua a essere forte. Prima vediamo come contemporaneamente perda lo 0,6 il centrosinistra complessivamente al 40,8 e il centrodestra arriva al 35,8, vuol dire 5 punti di distanza in questa fase tra i due poli e con il 5 Stelle che dalla scorsa settimana è tornato sopra il 20%, ma dicevo c'è un altro partito virtuale che continua a avere le file gonfie, come vedete l'astensione 44,2, anche se lo 0,8 in meno della settimana scorsa resta una misura macroscopica, gli indecisi 15,4, bianca 2,4, tra i leader la situazione resta più o meno invariata, guadagna un punto Renzi al 34, ne perde uno Salvini al 21, ma restano i due di testa, stabili dietro di loro Berlusconi, poi vedete Meloni, Grillo, Alfano, Vendola. Allora, pochi cambiamenti, forse Masia possiamo dire che la campagna televisiva di Renzi sortisce un qualche effetto? Ma sembrerebbe proprio di sì, intanto perché il Partito Democratico, dopo aver toccato il suo punto più basso scorsa settimana, oggi è ricresciuto a 36,4, ma c'è stato anche un certo tipo di spinta verso una nuova crescita della partecipazione che oggi è al 55,8 contro il 55 di scorsa settimana, che è stato anche in questo caso il punto più basso da alcuni mesi a questa parte. E poi la novità è che Forza Italia è tornato ad essere, almeno a livello virtuale, il primo partito del centrodestra, dopo che l'ultima settimana abbiamo visto che il partito di Salvini aveva scavalcato quello di Berlusconi. E poi 5 Stelle. Cosa è successo? E Berlusconi ha ricominciato a parlare? E Berlusconi ha anche affermato di essere nuovamente pronto a tornare in campo in prima persona, a spendersi in prima persona, e questo certamente può avere pagato sul suo elettorato tradizionale. Senta, i 5 Stelle confermano anche loro che se si sta al centro della scena, comunque, anche se con traversie, si va avanti, che è quello che abbiamo detto del PD e anche di Forza Italia. Certo, questo è fondamentale di fronte all'opinione pubblica. Poi dopo quello che è successo con Mafia Capitale, è chiaro che il Movimento 5 Stelle, incarnando anche un sentimento, un movimento di protesta, ma anche di onestà di fronte agli italiani, certamente non possono che guadagnare e recuperare il consenso perduto nelle ultime settimane. Grazie Masia, ci vediamo lunedì prossimo. Dopo di noi c'è 8 però anche che nel Movimento 5 Stelle se ne vanno dal Movimento 5 Stelle, dai gruppi parlamentari, altri 3 tra senatori e deputati, e quindi ormai sono molti quelli che hanno lasciato il Movimento di Grillo, ma del resto praticamente più di un parlamentare su 6 in un anno e mezzo di legislatura ha lasciato il gruppo con cui è stato eletto. Vedremo